ma solo nel 2000 il Vaticano, dopo molti rinvii, ha pubblicato il manoscritto di Lucia. Nella descrizione della veggente di Fatima si capisce che il mondo è sottoposto a grandi sciagure che solo con l'aiuto della Madre di Dio e il ravvedimento possono essere alleviate. Abbiamo visto al lato sinistro di Nostra Signora, un poco più in alto, un angelo con una spada di fuoco nella mano sinistra. Scintillando emetteva fiamme che sembrava dovessero incendiare il mondo, ma si spegnevano al contatto dello splendore che Nostra Signora emanava dalla sua mano destra verso di lui. L'angelo, indicando la terra con la mano destra, con voce forte disse: «Penitenza, penitenza, penitenza». Poi si vede un vescovo vestito di bianco, con altri vescovi e il clero, che salgono un'aspra montagna, sulla quale è issata una grande croce di tronchi grezzi. C'è una chiara allusione alle difficoltà di una chiesa ridotta alla pura essenza di povertà e penitenza. Per raggiungere la vetta, il Santo Padre attraversò una grande città, mezza in rovina, e mezzo tremulo, con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino. La visione si sviluppa tra le rovine di un mondo distrutto da una disumana e terrificante guerra, tappezzata da cumuli di morti. La guerra imperversa intorno ai personaggi della visione, che arrivati in cima al monte vengono uccisi tra lo strepitio di armi da fuoco e frecce. Insieme al Papa, ai vescovi e al clero muoiono anche persone secolari, uomini e donne di varie classi e posizioni. Il racconto di Lucia termina con una visione spirituale della nuova società che rinascerà dal sacrificio di coloro, uomini di buona volontà, che hanno dato la vita per la difesa dei valori universali. I martiri. Sotto i due bracci della croce c'erano due angeli, ognuno con un annaffiatoio di cristallo nella mano, nel quale raccoglievano il sangue dei martiri e con esso irrigavano le anime che si avvicinavano a Dio. Il 13 ottobre 1917, i bambini uscirono di casa presto per andare al quinto incontro con la Vergine Maria. C'era una gran massa di gente, nonostante la pioggia e il fango. Come sempre, dopo un lampo di luce, la Madonna apparve sulla quercia. «Voglio dirvi che si faccia qui una cappella in mio onore, che sono la Madonna del Rosario. Che si continui sempre a recitare il rosario tutti i giorni. La guerra sta per finire e i soldati torneranno presto alle loro case», disse la Vergine. Quindi, aprendo le mani, fece riflettere la sua luce sul sole. Fu in quel momento che Lucia gridò alla folla: «Il sole! Guardate il sole!» Improvvisamente smise di piovere, e il sole, che era coperto dalle nubi, riapparve con uno splendore insolito e cominciò a roteare come una trottola. La folla, circa 70.000 persone, ebbe l'impressione che il sole stesse cadendo. Quando il miracolo del sole cessò, la terra e i vestiti degli astanti erano completamente asciutti. Nell'apparizione del 13 settembre, la Madonna aveva promesso: «In ottobre farò il miracolo, perché tutti credano». Aveva anche annunciato: «Io tornerò ancora qui una settima volta». Ma bisognerà aspettare il 1989 per il compimento di questa promessa. Sin qui il messaggio diffuso dalla Chiesa il 26 giugno del 2000, ma molte voci si sono levate, denunciando che la rivelazione sia stata in realtà parziale.
in effetti, nei primi due segreti rivelati, vi è non solo la visione, ma anche la spiegazione che di questa fa la Madonna. Del terzo segreto, invece, la Chiesa ha rivelato solamente la visione. Il messaggio di Fatima è stato diffuso dal Papa e dall'autorità ecclesiastica nel giugno dell'anno 2000. Ci sono delle enormi contraddizioni. Una, verissima la visione, ma la spiegazione della Madonna della visione dov'è? Mentre nei due primi messaggi o parti dello stesso messaggio, cioè il primo segreto e il secondo segreto che fu subito svelato negli anni 40-50, la Madonna spiega le visioni, infatti spiega la visione dell'inferno, spiega la visione della prima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale. Perché nella terza visione o terzo messaggio di Fatima non c'è spiegazione della Madonna? A domanda dei giornalisti curiosi, il cardinal Ratzinger risponde: non c'è spiegazione, la Madonna non si è pronunciata. Non è così, è una contraddizione in termini. La stessa Madre Celeste nelle visioni spiega e dà un messaggio. Nel terzo segreto non c'è messaggio, quindi è verosimile, per me certezza, che sia stato occultato il discorso. Discorso che io ho ricevuto nelle apparizioni che ho avuto a Fatima quando è iniziata la mia missione di stigmatizzare. Oltre a questo, va ricordato che era conosciuto, sin dal 15 ottobre 1963, un testo del terzo segreto denominato Versione diplomatica, che fu diffuso dal settimanale tedesco Neues Europa di Stoccarda. Si disse che Papa Giovanni XXIII l'avesse inviato alle tre potenze di allora, cioè Stati Uniti, Unione Sovietica e Inghilterra, ritenendolo necessario, anzi indispensabile, per la firma della Convenzione sulla cessazione degli esperimenti nucleari. A causa di un'indiscrezione diplomatica, il Neues Europa ne sarebbe venuto a conoscenza. La Chiesa non ha mai confermato questo testo, ma non lo ha neppure smentito. Nella versione diplomatica vi sono alcune parti che sicuramente sono state una libera interpretazione della personalità che lo ha scritto, come ad esempio il periodo. Infatti nel testo si parla di seconda metà del XX secolo. Coincidono invece con la visione diffusa dalla Chiesa altre parti, di cui troviamo eco anche nei messaggi dati dalla Madonna nelle altre apparizioni. La versione diplomatica è attendibile nei concetti, non è attendibile nelle date, perché colui che l'ha trascritta, credo un altissimo funzionario del Vaticano, quando lo fece trapelare alla stampa nel 1963, non poteva solo limitarsi ai concetti, ha aggiunto del suo, dando delle date, e soprattutto andava di intuito, perché lui l'ha letto e poi ha trascritto quello che si ricordava. E abbiamo fatto delle indagini, nel concetto ricalca perfettamente il messaggio della Madonna, ma nelle date clamorosamente si è sbagliato, perché la seconda metà del secolo XX è già passata. Ma al di là di questa data, che colui che ha trascritto la versione diplomatica del segreto di Fatima, il resto ha azzeccato in pieno i discorsi e i concetti che la Madonna aveva detto ai tre pastorelli, ma non solo, aveva detto alla Saletta, aveva detto a Međugorje, aveva detto a colui vostro servo e fratello che vi parla, e in altre apparizioni. Le parti più rilevanti della versione diplomatica sono il caos e il disordine provocati dal comportamento dell'uomo, la crisi della Chiesa, una grande sofferenza dell'umanità, probabilmente a causa di una guerra nucleare, la seconda venuta del Cristo sulla terra, il giudizio finale e l'instaurazione del regno promesso. Queste sono le parole della versione diplomatica riferite a questi temi.